Salve a tutti ragazzi e benvenuti quest'oggi a questa nuova partita su League of Legends, un nuovo live commentary. E allora, innanzitutto presentiamo subito gli ospiti di questa giornata. X Daniele per ultimo, perché non se lo merita, l'ultima volta ha fatto una brutta figura. Partiamo da Decimo KX, che utilizzerà Caitlyn. Salve a tutti ragazzi. Poi, che bravo questo ragazzo. Poi abbiamo X The Fred con la sua skinnatissima, anzi il suo skinnatissimo, scusatemi, Jax. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Un po' più depressa questa cosa, non potevi farlo. Ok, va bene. Abbiamo il gioioso X The Fred. E infine abbiamo... Purtroppo già lo conoscete, perché l'avete già visto la scorsa volta, questo scarsissimo Warwick jungler, X Daniele. Ciao a tutti ragazzi. Ecco allora, oggi my noob. Ma certo che noob. Cioè, sì, talvolta durante questi video dovete anche talvolta controllare quest'angolo in basso a sinistra dove c'è la chat di gioco. Io invece sono qua con Warwick. Bello, questo Warwick. Tra l'altro, allora, obiettivamente fa schifo in gioco. Nel caricamento l'artbook è quello che si c'è nelle limited edition dei videogiochi. Comunque è carino, ma in gioco è proprio brutto. E questo qui l'ho ottenuto grazie a voi, a tutti coloro che hanno iniziato a giocare a LOL, che tramite quei referral mi hanno concesso di ottenere questa skin. Ecco, non mettiamo altri aggettivi davanti perché non è proprio il massimo. Che a me piace, c'ha dei colori simpatici, se così si può dire. Abbiamo appena capito, ragazzi, che X Daniele non ha assolutamente gusto. No, ma dai, quando c'è una ragazza grassa che dici che è simpatica, ha dei bei modi, anche se è un cesso, tu la vanti. Warwick versus Warwick. Vedremo chi è il Warwick alfa dominante. Grazie a supporto. Tra l'altro l'ultima volta sono stato accusato di non saperla stittare, ma avete ragione, ma il problema è che devo dirvi che quella partita io l'ho fatta in uno stato mentale, fisico e psicologico piuttosto particolare, ecco. E difatti qua adesso con me una fedelissima birra che mi farà da compagnia, ma che non potrò bere perché probabilmente farò casino e quindi non, vi risparmio di rumori insopportabili che potreste odiare. Allora, io dovrei... Ok, bene. Questo brand non sa skillare. Se vuoi venire, Fred. E fate come first blood. Vai, ci credo molto. Vai, quindi in top si vedrà chi è il Warwick alfa dominante. Sì, ma già gli faccio capire che questa skin è meritata da grande abilità e grandi poteri devono grandi responsabilità. Io sono quello che ha latitato meno minion della partita, anche meno del support loro, che è Gregas. Sì, nice Gregas support della serie. Gregas dà fastidio con questi barilotti. Sì, vabbè, passa al livello 6 non fa più un cazzo di danno, deve buildarsi. Il Gragas è uno di quei champ che per far danno deve avere una buona build, perché di danno base con le skill non fa molto danno. Questo Warwick non mi sa che tanto... Cioè, ok, io che non sono particolarmente forte, ma dire che è un altro Warwick non è particolarmente forte vuol dire che forse è proprio scarso. Vediamo questo gank di Fred. Vai. Dani sei scarso. No, incontriamo la zona. Ha filato taunt. Vabbè, tu hai dovuto flashare per usare lo stun. Ah, avete presente che nel primo episodio... Pushala. Nel primo episodio avevo detto che c'era una coppia magica, no? Che in realtà non possiamo più definire magica. Ed è costituita appunto da X The Fred e X Daniele. Sono quei due pazzerelli che fanno delle cose assurde. Generalmente muoiono, però talvolta fanno anche delle provate, ecco. Esatto. Ma sì, dobbiamo dire anche che Fred sta giocando da un portatile con un kilobyte di RAM e io sono appena tornato da una vacanza di un bel po' di giorni, per cui non gioco da tanto. Ah, la vacanza. Quindi è la scusante. No, davvero. Dico ganco da te. Ok. Come vedete adesso lui sta usando Jax, vi consiglio di provarlo perché è uno di quei personaggi buggati. No, io per me sono tutti buggati. Però l'ho usato una volta senza saperlo usare e ho fatto c'è Jax dietro io, Vieni. Un altro Jax, cioè anche Jax Jungle. Eccomi. Proprio... Andiamo al nostro ghost, Warwick. Ha usato Ghost, sì, ha spaccato Ghost. No. Come va bottom, Simo? Abbastanza bene. adesso vedi, enemy being slayer. Comunque, grazie al gank di Fred, Brand ha dovuto recollare ed è un livello sotto di me. Allora, se Sorak non la finisce di lastittarmi i minion, io sclero. Quanti ne ha?
Beh, ne ha zero, sì, non ne ha zero. Ah sì, ne ha zero. Ne ha zero. Però cosa mi vuoi fare? Rubi la stit, eh? Già che sì, ti l'infastidisci. Prende la sua tassa di last hit, dopo che ganka deve esatto. Se non va a fine la kill, lui deve comunque avere un po' qualcosa in cambio. Ma se li lascio pushare, far finta che tu te ne vai, semplicemente continui la tua giungla mentre loro... Così lui perde tempo. Cioè, okay. Sta rubando i last hit a Warwick, per me va solo bene. Vedi, ha proprio perso tempo, non è che t'ha stunnato in curva. Qual è il problema? Io c'ho un heal comunque da lanciare. Ok. Aia, Brand ha preso il primo pillar della partita. Boh, basta. Li ho persi. Ma mi sta facendo, eh. Cioè, io faccio tanto lo sbavone, ma mi sta facendo. Ma questo Fred ci farà perdere la partita. Grazie. No, volevo dire, questo Fred, io ci credo. Sono parole di fiducia nei tuoi confronti. Adesso muore. Posso tentare la kill del mio livello 6? Ci proviamo. Vai dietro che il turno, bravo. Ottimo. Hai usato... Che... Okay. Pur di prendersi quel minion, ha usato lo Smite. Smite è uno di quel... come si chiamano? Bravo, Dan. Hanno un nome particolare, ma non mi ricordo. Comunque... Spell. Sono cose complicate, non è da tutti i giorni ricordarsi termini così complessi. Una di quelle spell che aiutano i jungler e praticamente... Puppano 400 di vita, boh, qualcosa del genere, ai minion, creep, mostri della foresta. Ai neutrali, senti questo, che linguaggio raffinato. Ai mob neutrali, eh? Della foresta. Comunque, non so se voi che seguite questo video giocate a in mid, ma vi consiglio proprio con tutto il cuore, una volta che prendete il livello 6, di andare a buttarvi e farete la kill al 100%. Non c'è cosa che tenga. Simo, sei morto. Exos di Sovaka, è di Simo. Si salva. Incredibile. Arriva una panciata di Gragas. Simo deve sacrificarsi per Sovaka. No, piazza un trappolino. No. L'ho piazzato, però. Guarda quell'Ezreal che è succulento, cazzo. Sì. Oh, ci sei? Fuck. Oh, affanculo. Red, la dovevamo fare con una cazzata, Ecco. No, perché sono in tre, se no lo facevo su. Se erano in due lo facevo. Fred. Te lo ripeto finché non te ne vai, Fred. Aspetta, fammi arrivare a 6, mi manca forza. Sì, spiamo in lei. È la tassa. È quello che ha fatto. Hai voluto il gank, ora paghi. Non ho chiamato niente, di la verità. Quell'Ezreal sta arrivando. È bello come io e Warwick continuiamo a farci la stit. Cioè, ci guardiamo. Non facciamo. Lui colpisce i minion. Io colpisco i minion. No, mi è fuggito con un HP Brand. Mi sono gestito male l'ulti. Cazzo, un Jax selvatico. Dani, sto arrivando. Ferma la easy kill. Cosa? Con easy kill intendo chi? Che dove? Presto. Come? Ando. No, Dan, ho tirato lui di spite. Ah, poi un'altra cosa potentissima di Fred è che non vale nemmeno la pena di chiedergli di darti il blu perché cazzo. È suo. Soprattutto è un Master Stealer. Vi ricordo che The King, ossia il Master Stealer, non l'avete mai visto in questi video, ma cercherò di invitarlo in una puntata. È un uomo, un individuo che ha la capacità di stilare anche se non è in partita. Provate a indovinare chi è, lo conoscete, è un canale di YouTube, fa video, quindi perché è un canale di YouTube, non vi posso dire altro, ma provate a indovinarlo, magari lo azzeccate. Se lo azzeccate cercherò magari di portarlo già nella prossima puntata. Ma sì, io non lo so, mi dai soltanto un indizio a me. Ha un nickname su YouTube. Ah, inizia con la D. Che inizia con la D? No, non inizia con la D, sbagliato. C'è qualcos'altro. No, allora ho sbagliato. C'è una X, no, non è vero. Che palle. Io lo so. No. Sta arrivando, Lego. Sì, ma tranquillo, so. Tranquillo, l'hanno gankato. Ce la farà di sicuro. Sì. Che cazzo fai, Lego? Sei un folle! Che cazzo?
Tranquillo, tranquillo, guarda cosa fa. Ma guarda cosa fa X The Fred, fatti la doppia, guarda cosa gli ho fatto, gli ho fatto una cosa sapevo, meravigliosa. L'ho fatto per quello. No, Fred, cosa stavi facendo? Hai temporeggiato? Che scorso. Fred, temporeggia. Prenditi un colpo di torre o due. Fred, non così ma tanto. Ma sei scemo. Fred, sei un folle. No. Ecco. Che ritardato di merda. Adesso che arriva, ritardato. Attenzione, sulla fascia, allora, si avvicina X Daniele, attenzione, fa anche lui a morire sotto torre. No, no, ve lo dico. Bello danni quando azzecchi tutti gli kill. Che ritardato. Dopo 5 ore. No, aspetta che devo capire chiaro. Chiunque abbia visto la mia azione è che non avevo mana. È per quello. Mi sono accorto di non avere la cosa per saltargli addosso quando ero già sotto torre. Vabbè, facciamo una cosa bella. Andiamo sotto e chiediamo un po' a Simo DKX. Attenzione, sulla fascia defilata. Simo KX procede con la stit. Come procede? Come procede? Lastittando e basta. Lastittando come deve fare il carry, tra l'altro. Guarda, c'hai il top dei last hit. Stai giocando bene. Tanto stiamo giocando contro, vedete, il famosissimo non plus urta, come si chiama? Ezreal skin, esatto. Che ormai tutti hanno, anche se non sanno giocare il champ, hanno comprato la skin. Tra l'altro la Riot c'ha dei sistemi, l'hanno messa al 50% di sconto i primi 3 giorni proprio della serie compratela. Ed era a 1625. 1650 al 50% di sconto, adesso costa 3200. Una ladrata. Davvero? Sì. Non dirlo che Fred la compra lo stesso, sai che. No, l'ho comprata già in sconto. Ah, e non so usare Ezreal. Vabbè, Fred. No, tace pure di non rispondere. Lo sa so usare, lo sa so usare. Dani ganko. Vai. Non ho l'ulti. Eh? Non ho l'ulti. Vai. Ganko. Shottato. SS Ezreal non è tornato. DSS, cioè, tra l'altro, voi una domanda: se voi aveste qualche argomento particolare da affrontare in un video, mentre c'è qualcuno che ansima nel microfono, perché comunque che grandi. Forse sono io, scusate. No, non ti scusiamo, basta. Quella è la porta, vattene. Qua che mi faccio anche un Jax selvatico, mi sa. Comunque, Warwick, davvero. Spotta e cespugli. Spotta e cespugli, ok. Vabbè. Vai. Non c'è nessuno. No, era qua. Ti fa il jungler così perché basta. Passava di là. Comunque davvero, se aveste dei dubbi, dei problemi, qualsiasi, anche se avete magari, non so, non sapete qualche argomento, avete bisogno di consigli sotto certi aspetti, basta che me lo chiedete e noi, con grande abilità, cercheremo di esporvelo nella maniera meno chiara possibile in una di queste live stream, non sono stream, vabbè, live play. Potresti fare le stream. Sì, difatti dovete sapere che adesso ho sul canale anche abilitata la funzione stream, quindi penso che su YouTube farò anche delle stream direttamente sul canale. Però, boh, devo organizzarmi, ecco, perché è un po'... Io ho visto che alcuni lo facevano. Ma se ne è anche organizzato una cosa carina su YouTube. Bello quella letteral, becca tutti gli skillshot. Sì. Hai l'ulti, Simo, hai l'ulti. Sì. Divertiti. Tirala. No, cazzo, tirala, occhio. Perché dai vetta a Fred? Perché? Merda, aspettami, Fred, aspettami. Tanto non hanno le ward, a meno che Gragas support non le metta. Dai, vai. Adesso ti va una ulti inutile. Occhio che c'è. Ah no, niente. Warwick penso che abbia messo una ward al nostro fumo. Ci ha gabbato. Sono pro. Ma che cazzo è? Vai, Dani! Che cazzo fa? C'è, ho skillato tutto, però poi boh. Ma non avevi la ulti? No. Ah, è deal. Non ho la ulti. Grazie. Niente. Il tempismo è la chiave di questo gioco. Bello quel brand che ormai ha capito che l'unica cosa che può fare è pushare la torre mentre non ci sono. Quanto stai? Oh cazzo. Ma me lo faccio. No, arriva brand, non te lo fai. No! E se lo fai poi scappa. No, bastardo. Vabbè, dovevo morire. Che noia però. Come procede il Warwick contro? Ma è una Warwick. Palla pazzesca perché fa la stessa cosa che faccio io. Picchia, la stitta. Picchia. Cioè io faccio il minion, lui fa i miei. Sì, ma te c'hai più la stitta. Vabbè, ma poi ragazzi, stai buildando a full attacco mentre lui sicuramente farà i Mercury per prendere meno danno da parte tua. Sto solo che sta per missare, cioè sta per missare. Sta missando in questo cespuglio qua. Prend. Non è inutile che mi fai la torre, non. È arrivato Fred.
Si è illuminato d'immenso, che è successo? Cazzo, mezza vita con una combo, Jax. Salta, Fred, salta. No, non lo voglio fare. Non voglio fargli credere. Perché non c'è? Più intelligente di me quel tipo. È molto, è tornato. Ma solo ha causato l'ulti? C'è stato qualcosa di brutto in botto, non so. Simo? Ah! Aiuto! Niente. Vediamo cosa succede in botto mentre io non guarderò il mio PG perché so che... No, ecco. Double kill così no. Ok, non guardo più sotto per non sfiga. Guardavo sotto per portare un po' di fortuna. Double kill. Dani, gank a bottom e fai double kill anche te. Lo so, non ho la ulti. Quanta vita hanno? Poco. Stanno andando back. Ce la farò? Per me no. Pronto, Lego? Sì. Vai. Sono la per qui. Tiragli no, lui. No, non ce l'ho, non c'è il mana! Che puttana. Ok, c'è l'ulti, vado. Vai. No, no, ma aspetta! Ex selvatico, aiuto, aiuto, aiuto. Vai, sei pronto? No, ma mi faccio Gragas, ok. Vai. No, non me lo faccio. To. Guardate, questo è il figlio di Master Stealer. E sempre, mi ricordo, nei suoi migliori tempi Master Stealer usava proprio The King of the Steel. Usava esattamente Jax. Lui da grande discepolo di Costantinople. Non posso killarlo. Sì, ma io sono molto più forte di The King of Steel. Boh, andiamo a fare l'oro blu, va. Ok. Penso che non ci sarà, però vabbè. E magari lasciamolo, perché tu c'hai il tuo ancora bel blu. Sì, ma non c'è. Ti ho detto di lasciarmelo comunque. Ok? Non lo toccare. Vado a morire mid. Perché c'è una roba verde qua? Ah, il cadavere. Il teschio. Oh, guardate che scarso, è morto. Guardate qua. Hanno di nuovo gankato. Guardate che bella la visione da vicino. Ok, là guardo sotto, vediamo un po' come procede. Non okay. Guardare. Guarda. Sono in gruppo, pensavo che stiamo facendo il dominio totale, invece siamo più o meno pari. È colpa tua, Dan. Oh. Due terzi delle kill. È il suo racca che si ferma sacco. Sopra le botti di Zio. Comunque Carlos. Dani, non me l'ero mai fatte le scarpe dell'attack speed, ma sono molto utili su Jax. Specialmente perché non hanno un CC in 5, hanno lo stun di... Oh cazzo. Oh. No. No, che cazzo di skillshot non è questo? No, fermo stun. Lego, vuoi inquadrare una cazzata? La sto inquadrando. No. Attenzione, signori e signori, guardate come Daniele è pronto a flashare dentro. Senti, Dani, Sei pronto? Sì, hai la ulti? Vai. Sì, sì, sì. Aspetta, aspetta un attimo che devo... Vai. No, pronti. Siete morti. 3, 2, 1, vai! Ma che guarda come muoiono. Raga, Fred, sei 1 contro 3. Ma che minchia, perché faccio questi video? Ma non dovete fare quello spettacolo. Porca. Vai Simo, salvati. Piccalo Simo. Scarso, l'hai mancato. Scappa. Oh, Simo, sei morto. Porca. Vabbè, io non guardo più. Cioè, se mi dite qualcosa, ditemi che ricordatemi di fare l'opposto, ok? Non senso. Ma dite che abbiamo fatto una cazzata. Fate bene. Adesso incomincio. Lag, solite scuse. Aspettatemi, accendo la luce che divento un nerd che non vede manco oltre il palmo del naso. Lego l'ho vista, ma ho sbagliato prima, mi sono fatto picchiare troppo. Vabbè, comunque, ricordatevi che noi giochiamo semplicemente per divertire. Eh sì, senz'altro. Ma bisogna vincerla, sì o no? Direi, tempo tu. No. Brand mi sta copiando la build. Non ha una personalità. Comunque vedete, io sono una persona molto tranquilla. Non reagisco in alcun modo a queste cose. Anche se perdiamo non importa. Play for fun. E quindi dai, insomma, siamo qui tra amici. Ma dici che fare Tower Dive 4 contro 4 a livello 12 non è stata una bella idea? Lego? No, avete fatto molto bene, l'avrei fatto anch'io, perché comunque siete molto forti. No, ma è colpa di Daniele, è stata colpa sua. Sì.
Quindi, come avevo ricordato fin dall'inizio, in basso a destra c'è una chat che voi non dovete consultare in questo video. Soprattutto in questo momento, non guardate più cosa ho scritto. Qualcuno? Con me? Sarebbe carino però avere il target nel cespuglio. Vabbè, vengo giù. Metti un trappolino là dentro. Dani, dai, sentila, Dani, sentitela, vai. Che scarico. Occhio. Bella ulti, cazzo, questo Gragas. Tu Gragas. Occhio. Allontanatevi da me. Fred? No, questo flash. Non con me, Simo, non con me. Oh, me lo faccio, Cerco di arrivare aspettaci, giù. Aspettaci, no? Aspetta. Oh, brutto passo, vieni qua. Aspetta. Sto venendo. Stai venendo? No. No? Ok. Forza allarme. Vai. Vai. Ma qua, vabbè, cerco di fare mid, allora. Mi giro. Sei un caspita di schifoso, Fred. Non dovevamo farla sta cosa, basta. No, ho usato io. Bella ultima, sì. Vabbè, ragazzi, mi sa che qua si sta mettendo bene nei nostri confini. Ottimo, perché a noi le cose facili non piacciono. Per questo motivo, per aumentare la spettacolarità, per farvi capire che comunque non dovete mai rinunciarci, questa partita è persa, dovete continuare a giocare. Per farvi capire che Ever 6-0 sono 7-4. Cioè, io la di carry che si è affidato, il late game e la di carry fa la differenza. Si è fidato? Io c'ho una kill. Vabbè. Ho fatto una kill adesso. Simo, pensi che stesse parlando di te, probabilmente stava parlando magari di Ezra e Lore, no? Ah, cioè, giusto. Non, scusa. Beh, ma avete più o meno la stessa build, siamo lì. L'unica cosa è che loro hanno un Gragas che fa danno e noi abbiamo una Sovacca che doveva essere utile in early game e mi sa che non ha fatto solo lavoro bene. Sì, ma Gragas in early game è useless. Che cazzo dici? Questi sono anche i momenti di discordia, no? Probabilmente lo troverete anche voi nelle vostre partite, inizierete a insultarvi contro i vostri compagni, darete la colpa di tutti i misfatti a loro, perché voi siete fortissimi. Infatti è colpa di Daniele. Vedete, non... Fred è una persona che assume le sue responsabilità, capisce quando è il momento di mettere, insomma... Adesso attenzione! X Daniele insieme a X The Spec provano a farsi Warwick. The Spec! Vai! Questo l'ho preso troppo presto però. Ah, ma gli faccio un sacco di danno. Oh, guardate questi. Sono belli, ti killano. Voilà. Non ho usato l'ultima ulti per stealartela assolutamente. No, ah, hai usato addirittura l'ulti. Farma, Simo, farma. Andiamo mid, anche. Farma. No, sarà che è un idiota. Ma va? Guarda, io ne conosco un altro di idiota. Salvatela, fate qualcosa. Neanche in TS qua. La sto salvando io, tranquillo. Sì, salvala. Fred di più però. Good job. Dai, gancatemi sotto terra. Adesso entra in gioco la fase brutta del modo di giocare di Fred ed è io che sparo gli skillshot a casa. Ovvero che lui si builda full attacco glass cannon e non regge un cazzo. Per cui vedete che ecco. Due barili e un colpo lo shottano. Perché glielo vuoi dire anche? Maffa! No, volete... Che ha affidato Brand, Dani? Che ha affidato Brand? Evo 6-0, non rompe. Vi do un heal, anche se ti dato tu a no, mi Simo. Ti ho dato un heal proprio salvezza. Sì, effettivamente saresti stato morto se non era per l'ego. Sarebbe stato, scusate l'italiano che è importante. Allora, sarebbe stato. E Sebi. O Sebi, insomma, comunque io ci tengo perché. Vediamo se riesco a tauntarlo. No. Grande. Ok, ho fatto il minion. Bravi, bel focus. Oh, non sei simpatico Daniele, aspettate me, sto arrivando. Aspettato poco. Sei a posto, sei arrivato. Aspetta, secondo me ci fanno il culo in teamfight. Fermati, però... Simo, fermati. Adesso mi zoompo addosso. Questa sovacca si entra negli skill shot ad area apposta oppure sotto la mamma. 3, 2, 1. Perché? Perché è libero, è da solo. Dico, perché dobbiamo focusare quello? Perché è l'unico, perché è da solo. Perché la stiva hai ragione, quando c'hai ragione. Vai. Quando io sbaglio la ulti e mi io ci muoio però se continua a venire. Oh, mi manca. No, continuate, vai, continuate. Sì, però un attimo che... Giustamente, loro si aprono. Long shot, vai X, Daniele. Sì, la stila è Simo del KX che va provato. C'è stato il tentativo da parte di Simo con quella ulti. No, ma è sempre meglio lasciare la carry quando è così. Lego non dovevi lasciargli. Ma sta zitto, bastardo, va. Vai, Fred, vai, sentitela. Torna indietro, va, scasso. Oh, vedere se andava fino in fondo oppure no.
Vai, facciamoci anche l'altra torre. Sì, l'altra torre è questa, la torre. Ecco, quello è una persona. L'hai inquadrata, la figa. Vattene un po' più. L'avete vista? L'avete vista? Ok, via. Questo sì. Si chiamano le provate. Sì, si chiama provate. Intanto stanno facendo la torre giù, i minion. Andiamo a farci il drago. Ok, arrivo. Sì, ci sta. Adesso se lo prende su Hack. Ah, può essere. No, no, ho smesso di picchiare. Lego. Sto arrivando. Mi ha mandato un cuore. Ah, mi ha mandato un cuore. Oh, cuore. Anche ti voglio bene. Attenzione, intanto vediamo i minion che continuano a crederci. Visto, i minion credono sempre dall'inizio della partita fino alla fine. Sono gli unici che non rinunciano mai. Dani. Volevate far male. Dai. Dani, lascia farmare Simo. Esatto. Lo so, non lo esatto. Oh, devi far fare le kill. Oh, far fare le kill a quello, perché ne abbiamo bisogno. Sì, se le deve fare le kill a di carry, sì. Vado a shoppare qualcosa. E faccio il Rabadon, perché è giusto. Tra l'altro... Mi faccio il Rabadon perché sì. Questo Grey Warwick con il rosso sta abbastanza bene. Quasi come Veigar col rosso... Veigar, White Veigar. Ci sta, insomma. Abbastanza. Quanto stai buildando, Warwick? Come al solito... Come al solito, che risposta la è? La Madred, il Frozen, ho fatto già la Wit's End. E poi farò qualcosa per la vita. La Warmog e la Guardian Angel. Anzi, magari faccio Warmog, subito la Warmog. Neanche tanto. Se no faccio la Guardian Angel, boh, non lo so. La Guardian Angel per forza. Ok, per forza. Bene, ho capito, non la farò. Vediamo quelli là. Che credono di essere camperati, invece l'unica ward messa da Sovacca in tutta la mappa. Te li mostra. Poche ma buone, come si suol dire. Secondo me vogliono pushare mid. Io vado un attimo top solo perché c'è la torre, perché sono soffre. Bella ulti, mi è piaciuta molto. Scappa Soraka, scappa. Complimenti a Gregas. Oh, ce ne sono isolati, sono isolati. No, non sì, sono, sono più isolati. Sono tutti quanti, però sono isolati. Sono isolati l'uno dal Baron, però sono tutti e cinque lì. Lego, io fossi in te mi sposterei. Ah no, vabbè, ce l'ho. Ah, devo andare più verso di là. Oh, ok, di qua dici. Dai, tutti i mid, io voglio tutti i mid. Io voglio tutti i mid. Io carryo perché sono il tank. Ah, aspetta un attimo che finisco di farmare questa fase. Ah! Occhio, mi fanno. Avvio un escaper. Così moriamo tutti. Arrivo. Molto lentamente, ma sto arrivando. Guardate la potenza di Fred! Nice combo by Simo e X Daniele. GG. Veramente abbiamo fatto un bel team fight, mi è piaciuto. Però se smettetela di seguire quello sfigato e fatevi le torre. Continuo, faccio pushare le mani, guarda che ve lo fate. Ma che palle, voglio farlo tutto. Ma facciamo la torre. Se lo fa lui da solo, guarda. No, e come cazzo l'hai stunnato col pensiero? Ma vattene in di coglione, guarda. Grande, it's grande. The Fred, ma l'avrei fatto anch'io, ottima idea. Ma date no, minchia! Adesso recolla lì. Andava al Nexus, dove lui era uguale, lo inseguiva anche lì. Ma, lascia Sovacca lì, bravo. Sì, c'è Warwick, vai, Sovacca, secondo me chi salvi. Execute. L'ultima sacrificale, cazzo. Andiamo via che arrivano adesso tutti. Io non ho affidato nessuno. Povera Sovacca. Sì, non ho affidato la torre, però. Guarda che ti sta vedendo, porco. Che anti metto. Ah, un last hit l'hai fatto, Simo? Ovvio. Uno e basta. 51 più di te. Lego, cos'è sta farmata improvvisa? Quale farmata? Io ho sempre farmato. Guarda, 150, visto, perché devo dimostrare che nel video precedente ho farmato poco. Mi sono impegnato. In realtà qui c'ho un piccolo bambino cinese che ho comprato. Un asiatico che al quale della tastiera lui fa. Che se non farma a sufficienza devo fustarlo. Però vabbè, insomma, sono cose normali, no? E perché dovete sapere, prima avevo un thailandese, ma i thailandesi non sono la stessa cosa. Oh, c'è un bel di gente, scappate. Andiamoci. No, subito, Lego. Andiamoci. Vai, io ci credo. Vai. Vai, aspettatemi. Sono divisi. Non sono più di tre. Tanto il rosso non c'è. Il rosso. Non c'è più. Bella cura, mi è piaciuta. Perché? Ah, occhio che c'è un Ezreal selvatico. Vediamo se lo shotto. Lego, inquadrami. Ti inquadro, sto arrivando da... Aspetta che sto arrivando. No, ho sbagliato. No. Ho spostato la telecamera. No, questo smart cast di merda. Ti giuro che a volte guarda come muore, che bella la morte.
Ah beh sì, comprerei sicuramente la skin per il modo in cui muore. Vattene, stanno arrivando tutti. Fred. Vabbè, ce li facciamo. No, no, Fred, non stanno arrivando, tranquillo. Ce la fai. Fred, no, no, non sei contro due, specialmente un crack super. Vuoi vedere una provata? La sto guardando. Wow, è quello che ho fatto prima, bravo. Vabbè, comunque devo... Sicuramente ti salverai. Ma l'importante è che gli altri... Sì, sì, non sloware Warwick, che è il chaser numero uno al gioco. Sloware Vegas. Vabbè, nel mentre noi ci facciamo anche tutto. Sì, infatti, tu cogli il lato positivo. Loro inseguono Jax e Sovaka. Noi ci facciamo due torri. Stanno arrivando, le due, eh. Ok, facciamo la torre. Attacca la torre, bravo, proprio così, Lego. Perché ti accade? Ah, non stanno venendo Jax e Brand. Vabbè, io c'ho... Chi focus? Vieni qua. Jax. Ah, ma devo fare un video. Vittoria inaspettata. Non giocate ancora, dai, devo finire. No. Vabbè, allora, dai, concludendo. Grande partita, purtroppo vinciamo sempre, ma siamo troppo forti. Purtroppo mi ha detto, abbiamo Fred che fa le sue pazzie, ma alla fine è andata bene. Dai, spero che sia stata divertente per voi. Vi ricordo che se aveste delle domande, consigli, perplessità e da approfondire nei prossimi video, chiedetemelo e cercheremo di darvi una risposta. Quindi io vi saluto e lascio salutare loro. Adesso si scanneranno, boh. Cercate di salutare in maniera meno confusionaria possibile, ma non importa. Ciao a tutti! Prima io. Salve ragazzi, una buona serata da Simo. E se il video lo vedremo nel pomeriggio, Simo? Non ci importa, hai pensato? Ma io lo vedo. Pomeriggio, buonasera. Okay. D'accordo, è andata bene. Se lo vedete di mattina, aspettatelo, guardate la sera. Ciao a tutti, ragazzi. Con questa possiamo concludere. Bene. Saluto anch'io, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, belli.